Mister, parto dalla fine, siete i campioni d'Italia primavera. Sì, ce ne rendiamo ancora poco conto della cosa che abbiamo fatto, sono cose bellissime, è stato un traguardo inaspettato, raggiunto dopo anni di lavoro di buon livello secondo il mio punto di vista, e sono contento per tutta la nostra gente, sono contento per Costanzi, il nostro direttore che ha creduto molto nel settore giovanile nostro e l'ha fatto molto crescere insieme alla società. Sono contento per tutti, sarebbero così tanti da nominare che faticherei perché ne dimenticherei senz'altro qualcuno. Proviamo a tornare un attimo sulla partita, il Torino ha iniziato meglio, forse nei primi 20 minuti ha provato subito a portarsi in vantaggio, però superata quella fase il Chievo ha giocato come sa, ordinato, pulito, concreto e in più occasioni ha provato anche a metterla dentro. Guarda, è stata una partita secondo il mio punto di vista molto equilibrata. Contro una squadra molto forte che ci ha messo chiaramente alcune volte in difficoltà, ma abbiamo il merito che crediamo sempre di poter fare risultato, e questo merito ci ha portato fino qua a fondo, perché non è che siamo i più forti di tutti, abbiamo battuto tante squadre forse più forti di noi, però e questo ci ha dato, diciamo, questo grande risultato, abbiamo avuto questa grande capacità di credere sempre di poter vincere anche coi più forti. Moschin premiato come miglior giocatore della finale, anche il portiere meno battuto. Sì, peccato per quei tre gol che abbiamo preso, diciamo, però eravamo in inferiorità numerica, insomma, con la Fiorentina in semifinale. Lui è stato bravo, ma sono stati bravi tutti, devo dire la verità, è stata una bellissima annata. Posso dirti che la dimostrazione di quello che stai dicendo viene anche dai giocatori che hanno giocato titolari oggi e hanno sostituito due pedine fondamentali come Da Silva e Halimi? Certo, questa è stata la forza del nostro gruppo, sono stati bravi, stasera abbiamo giocato con 5-96 contro una squadra che aveva 4-94 e tutti 95, quindi a loro va il merito di crederci, di non mollare mai, per superare le difficoltà, sono stati premiati. Quanto è bello, e ti aspettavi tutti questi tifosi del Chievo qui stasera? Io ho dichiarato anche dopo la Fiorentina che una delle sensazioni più forti che ho avuto in questi 15 anni di Chievo è stata la vicinanza della gente del Chievo al mio lavoro, la stima che mi ha sempre dimostrato, l'ho sempre sentita e me l'hanno dimostrata in più volte, in più occasioni e in diversi anni, quindi mi aspettavo che ci venissero a seguire, perché questa è una squadra che ha creato entusiasmo, che ha saputo giocare a calcio nonostante magari anche delle difficoltà oggettive, però credo che sia stata una squadra che ha creato entusiasmo, che ha fatto vedere che si può giocare a calcio bene. Mi dici i tre momenti che ti ricorderai per sempre di questa stagione? Ma guarda, i momenti sono stati tanti, abbiamo battuto squadre forti come l'Inter, il Milan, l'Atalanta, la Fiorentina, il Torino, cioè sono stati tantissimi, forse una prima grande emozione l'ho avuta quando abbiamo battuto l'Inter 4-1 a Milano, lì ho avuto una forte emozione, ma poi è chiaro che il condensato di emozioni che ci sono qui non ci sono durante il campionato. Come si fa adesso, dopo aver toccato il cielo, a ripartire ancora meglio? È impossibile o si può? E come? Ma adesso guarda, in questo momento sinceramente l'unica cosa a cui penso è fare qualche giorno di riposo, che ne abbiamo bisogno tutti, e poi andare al mare con la famiglia che ha sacrificato molto a favore di questo mio mestiere. Poi gli altri discorsi adesso sinceramente non sono neanche in grado di connettere. Ti chiedo se vuoi fare un'ultima dedica, un ultimo ringraziamento prima di lasciarti andare. Devo fare per forza un ringraziamento globale, come dicevo prima, tantissime persone, innanzitutto quelle che lavorano con me, perché sono persone che mi hanno dato tutto. Tutti i giocatori che in questi tanti anni ormai che faccio questa attività, ma non solo qui al Chievo, anche prima, ho avuto, mi hanno lasciato qualcosa, quindi ringrazio anche tutti loro, c'è sempre una piccola parte anche di loro in ogni vittoria. E poi chiaramente ringrazio chi mi ha dato la possibilità di lavorare in un settore giovanile così importante.